Ciao amici e ben ritornati sul mio canale Fermentum. Oggi prepareremo insieme un dolce golosissimo, le pesche di Prato. Dolce tipico proprio della città di Prato, dalla quale prendono il nome. Sono due semisfere di pasta brioche intervallate da uno strato di crema e poi ricoperte dallo zucchero semolato. Un insieme di consistenze tra sofficità, cremosità e croccantezza dello zucchero che regaleranno momenti veramente speciali. Buone, ma le avete viste anche bellissime da portare in tavola? Le prepareremo insieme in questo video passo dopo passo. Vi ricordo come sempre che tutti gli ingredienti li trovate sia all'interno del video che giù in descrizione. Non dimenticate di lasciare un like o un commento, di iscrivervi al canale tramite il pulsante che vedete qui in basso e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo con le mani in pasta! Iniziamo a preparare l'impasto partendo dalla farina in ciotola aggiungendo il lievito di birra. Amalgamiamo per qualche secondo e aggiungiamo al centro tutto lo zucchero e il latte. Inseriamo tutte le uova. E iniziamo ad impastare, dal centro rompendo dapprima le uova sotto le dita e incorporando la farina. Aiutiamoci sempre ruotando la ciotola e lavoriamo qualche minuto fin quando l'impasto non sarà consistente. Ad impasto compatto inseriremo il burro in più riprese, pochi tocchetti per volta. Mettiamo i primi tocchetti e iniziamo ad impastare. Aggiungeremo altro burro quando il precedente sarà stato assorbito. E continuiamo ancora a lavorare. Infine gli ultimi tocchetti di burro. Lo mettiamo al centro e ripieghiamo l'impasto su se stesso. Lavoriamo bene fin quando il burro sarà stato completamente assorbito. A quel punto potremo passare sulla spinatoia e lavorare ancora con una o con entrambe le mani. Ribaltiamo più volte l'impasto su se stesso, lo arrotoliamo e continuiamo così. Chiudiamo bene l'impasto tra le mani. Copriamo con la ciotola e lasciamo riposare così a temperatura ambiente per 15 minuti. Trascorsi 15 minuti, ancora qualche giro di pieghe. Chiudiamo bene e andiamo in ciotola. Lasceremo così lievitare a temperatura ambiente in una ciotola coperta con la pellicola per circa 3 ore, io adesso in casa ho 22 gradi. Nel frattempo possiamo andare a preparare la crema. In una pentola ancora a fuoco spento amalgamiamo bene le uova con lo zucchero. Dopo aver lavorato qualche minuto con la frusta aggiungiamo l'amido. Lo aggiungiamo poco per volta e lo inseriamo in modo tale che non si creino dei grumi. Lavoriamo ancora un po' e quando non vedremo più amido nella ciotola aggiungeremo il latte. Finito di aggiungere il latte, potremo aggiungere la scorza di limone e accendere il fornello. Cuoceremo così a fuoco dolce, mescolandolo continuamente con un cucchiaio di legno o con un leccapentola, fin quando la crema non si addenserà. Dopo qualche minuto la crema inizierà ad addensarsi. Questa
Questa è più o meno la consistenza che dovremmo ottenere. Una crema abbastanza morbida. A crema pronta possiamo togliere la scorza di limone che abbiamo aggiunto all'inizio, eviterà che diventi amara la nostra crema. E versiamo la crema in una ciotola, in un contenitore, coperto con pellicola, la pellicola a contatto per evitare che la superficie della crema si secchi. E lasciamo raffreddare così a temperatura ambiente. Nel frattempo l'impasto sarà lievitato, a questo punto possiamo passare sulla spianatoia. Ribaltiamo l'impasto e lo dividiamo in piccole palline da 15 grammi ciascuna. Le pesiamo così saranno tutte uguali. E iniziamo a formarle una per volta per poi metterle in teglia rivestite con carta forno. Le arrotoliamo o tra le mani oppure direttamente sul banco come faccio io, come vi viene più comodo. Senza neanche troppa cura, arrotoliamo e mettiamo in teglia. Le poniamo ben distanziate, così né in lievitazione né in cottura verranno a contatto tra di loro. Le prepariamo tutte, copriamo con pellicola e lasciamo lievitare. Dovranno lievitare per circa un'ora sempre a temperatura ambiente. Trascorsa l'ora andremo in forno ben caldo a 180 gradi in modalità statica per circa 10 minuti. Una volta cotte e appena sfornate le metteremo su una gratella a raffreddare. Nel frattempo ci riempiamo la sac à poche con la crema che abbiamo preparato prima. E adesso andiamo a comporre le nostre pesche. Prendiamo ciascuna metà, nella parte inferiore la svuotiamo, la tagliamo con un coltellino come ci viene più comodo e per il momento la posizioniamo su un vassoio su un piatto. Svuotare l'interno ci consentirà di averle poi ricche di crema anche all'interno, ma soprattutto ben imbevute e imbagnate dell'Alkermes. Una volta svuotate le potremo tuffare nell'Alkermes, rigirandole spesso per farle impregnare bene del liquore. Prendiamo una prima metà, distribuiamo la crema per come riusciamo sia all'interno della metà della nostra pesca sia sulla superficie. Prendiamo la seconda metà e le accoppiamo. Ultimo passaggio sarà quello di rotolarle nello zucchero semolato. Quindi prendiamo un vassoio o un piatto pieno di zucchero e ci rotoliamo all'interno la nostra pesca. Prepareremo così tutte le pesche. Quindi la crema su una metà, chiudiamo con la seconda metà e passiamo nello zucchero. Ed ecco pronte amici le nostre pesche, adesso manca l'ultimo tocco, una fogliolina di menta proprio al centro, sulla crema. Grazie come sempre per avermi accompagnato fin qui e con me ci vediamo al prossimo video!